immensa reverendissima. Quando all'inizio di quest'anno si è costituito il comitato per il centenario della nascita del professor Giuseppe Lazzati, noi non potevamo immaginare che le iniziative da coordinare sarebbero state così tante, ma direi soprattutto così significative. Questo ci ha spinto a fare forse più di quanto avessimo inizialmente programmato. Abbiamo riscoperto i testi di Lazzati, alcune sue espressioni le abbiamo raccolte nel libretto che ha accompagnato questa liturgia, abbiamo riascoltato le sue meditazioni, abbiamo sentito testimonianze che ne hanno rivelato la profonda umanità e spiritualità. Ed eccoci a questa sera. Eminenza, lei ha voluto benevolmente accogliere l'invito a presiedere questa celebrazione nel Duomo di Milano, la chiesa cattedrale così amata da Lazzati, che era solito frequentare per la partecipazione alla messa festiva nei suoi giorni di permanenza in città. Credo fosse da queste parti, in questo lato. Le siamo profondamente grati per le parole che ci ha indirizzato, che tratteggiando gli aspetti salienti della figura di Lazzati ne hanno mostrato tutta la sua significatività per il tempo presente e per tutti noi. Giuseppe Lazzati dunque non è una figura del passato, ma un modello che ci parla ancora oggi e ci dice che solo con un'autentica passione umana e cristiana si può creare qualcosa di grande, anche in questi tempi difficili. Grazie. Le letture di questa seconda domenica dopo Pentecoste ci aiutano a cogliere alcuni valori, alcune esigenze della vita cristiana che hanno trovato nel professor Giuseppe Lazzati, di cui vogliamo fare memoria a 100 anni dalla sua nascita, una loro particolare interpretazione. La pace, che sono il segno della presenza del Regno di Dio in mezzo a noi. La ricerca del Regno di Dio che guida Lazzati nella sua appassionata opera per la formazione del laicato cristiano trova un impulso straordinario nel Concilio Vaticano II, in particolare a partire dalla nota espressione della Lumen Gentium. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. I brani liturgici che abbiamo ascoltato parlano di un ordine già iscritto nella creazione. Per il Siracide le opere del Creatore, una volta distinte e ordinate, hanno una loro vita propria e si sviluppano senza mai disobbedire a Dio. E Lazzati, abbeverandosi ai testi delle Sacre Scritture e degli antichi padri della Chiesa, testimonia ancora oggi l'importanza per il cristiano di cercare con intelligenza, passione e amore questa intenzione, verrebbe da dire il genoma, che Dio ha posto nel creato e in particolare nell'uomo stesso creato a sua immagine e somiglianza. Lazzati non teme di scrivere. L'impegnarsi dell'uomo a un'azione che gli è affidata da Dio dovrebbe costituire un momento di vita contemplativa. Non è facile, ma io dovrei dire che ogni volta che l'uomo si rivolge all'adempimento di quelli che sono i suoi doveri familiari, sociali, di lavoro, dovrebbe avere coscienza di questo. In questa capacità di unire intimamente una vita di intensa comunione con Dio e una dedizione intelligente alla città dell'uomo riposa il segreto fascino della figura di Lazzati. La sua singolare vicinanza a Dio lo conduce a comprendere sempre più il progetto originario sull'uomo e lavorare con lucidità e vigore straordinari per la costruzione di una società sempre più umana e umanizzante.
nella maturità del suo pensiero, riconosciamo con presenti il senso autentico della laicità e l'amore limpido e appassionato per la Chiesa. E oggi si può ancora vivere così, immersi nella santità di Dio, capaci di decisioni grandi e impegnati con tenacia e coraggio nelle vicende del mondo? L'Azzati ci obbliga a rispondere sì, sì, senza tentennamenti. Anzi, dobbiamo avere il coraggio di affermare che per noi cristiani non è consentito vivere diversamente. L'appello che più volte ho rivolto alla diocesi per una formazione culturale, pastorale, spirituale del laicato, finalizzato ad accendere uno slancio più missionario delle comunità cristiane, trova nella figura di Lazzati un esemplare modello per i fedeli della nostra diocesi e in particolare per l'azione cattolica ambrosiana e le varie aggregazioni ecclesiali impegnate in campo educativo. Prima della benedizione della Santissima Trinità, voglio dare una comunicazione che riguarda il professor Giuseppe Lazzati, che dell'Università Cattolica fu studente dal 27 al 31, docente dal 1939 e magnifico rettore dal 68 all'83. Prego ora il professor Giorgio Confalonieri, postulatore della causa di beatificazione del venerabile Giuseppe Lazzati, di dare lettura in traduzione italiana del decreto Super Virtutibus promulgato il 5 luglio 2013 a firma del signor Cardinale Angelo Amato, prefetto, e di Sua Eccellenza Monsignor Marcello Bartolucci, segretario, dalla Congregazione per la Causa dei Santi, su mandato di Papa Francesco. Beatificationis et canonizationis servi Dei Iosefi Lazzati, laici consecrati, super virtutibus. La croce è scuola di ogni virtù, di povertà, di umiltà, di mortificazione, di pazienza, di fortezza e, per dirla in una parola, di carità, radice e corona di ogni virtù. Queste parole fanno parte di una lettera scritta dal servo di Dio Giuseppe Lazzati durante la prigionia nel campo di concentramento di Oberlangen, il 7 aprile 1944, Venerdì Santo. Esse esprimono con sintetica efficacia il suo percorso spirituale, sempre orientato alla ricerca della perfezione cristiana.